Ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, video dei prodotti finiti nell'ultimo periodo, dovrebbero essere gli ultimi 2 mesi. Ho finito un pochino di cose, voglio iniziare già a svuotare la bustina di Kiko di modo da ricominciare a riempire. Registro questo video leggermente in ritardo, di solito cerco di registrarlo i primi giorni del mese, oggi siamo al 10 se non erro, 10, 11, boh, ho perso il conto, però lo registro lo stesso. Volevo posticipare per poi registrare inizi di giugno, quindi aggiungere tutto quello di maggio, ma era già troppo pieno, quindi ho deciso di farlo ora. Giù nell'info box, come sempre, vi lascio la lista completa dei prodotti che ho smaltito. Di quelli qui esiste già la recensione, ovviamente trovate il link al mio video dedicato con il minutaggio. Di quelli che invece non esiste recensione, vi lascio due o tre paroline veloci in questo video. Io spero che questo video vi possa essere utile. Partiamo. Allora, partirei. Ce n'è uno solo? Sì, ce n'è uno solo. Una confezione delle mie salviette struccanti, le seconde preferite della seta blu, sono quelle con l'acqua micellare per pelli sensibili. Detergono, idratano, leniscono, mi piacciono tantissimo. Sono made in Italy. All'interno della confezione, che ha la chiusura di plastica, ce ne sono 40 pezzi. Sono molto delicate, struccano via del tutto. Da trucchi waterproof, rossetti importanti, smoky, base completa con fissaggio e primer. Veramente la qualunque, ci pulisco le ciglia finte, faccio di tutto. Sono belle grandi, belle pregne, le adoro. Non costano neanche tanto perché la seta blu è un prodotto low cost della provincia di Napoli. Di preciso, no. Vediamo se c'è scritto. Di Nocera Inferiore, quindi provincia di Salerno. Io sono di Salerno, quindi le adoro. Poi, continuando, buttando le mani, ho terminato questo shampoo della L'Oreal, della linea colorista. Era lo shampoo per aiutare a togliere il colore dell'effetto oddio, come si chiama? I prodotti colorista. Io ne avevo comprati uno rosa e uno blu. Vi lascio le recensioni giù nell'info box di questi due prodotti per colorare i capelli che non siano ovviamente delle tinte. E sul prodotto quello azzurro, quello blu, che aveva più pigmento, non riuscivo a farlo scaricare normalmente con uno shampoo, come poi era successo con quello rosa. Quindi ho comprato questo prodotto che mi ha aiutato a togliere ovviamente il colorista. Di questo ovviamente c'è la recensione, poi comunque l'ho continuato a utilizzare come shampoo normale, visto che è un pochino più detergente rispetto ai miei shampoo alla camomilla, Schultz, eccetera. Questo lo utilizzavo quando avevo i capelli veramente sporchi, molto sporchi. È capitato da quando non lavoro più che per 4-5 giorni non esco perché ora sto facendo altro a casa e nelle dinamiche ho fatto allenamento il martedì, giovedì rifaccio l'allenamento e poi venerdì dico che non mi faccio lo shampoo però dopo l'allenamento, quindi praticamente avevo i capelli in testa sporchi di 3 allenamenti e questo tipo di shampoo mi detergeva tutto e dopo ero tutta bella pulita. Poi, ennesima lima Sefacce della Essence, sarà la decima, quindicesima confezione che compro e ricompro e uso, l'adoro. Continuiamo a buttare le mani della Fiore di Magnolia, della linea Eco Bio Cosmesi, la crema viso bio, idratazione intensiva con estratti di magnolia, salice e osa damascena, certificato ICEA. È una confezione da 50 ml. Allora, di questo prodotto non ricordo se vi ho mai fatto la recensione, ma credo di sì, ve l'ho fatta. Mi è piaciuta molto, molto idratante, specialmente per il periodo in cui l'ho utilizzato, quindi nel periodo invernale, anche se siamo a quasi metà maggio, fa ancora freddo, sorvoliamo. Mi è piaciuto veramente tantissimo.
Poi ho terminato della seta blu questo leva smalto con un po' di argan arricchito con estratto di argan, rimuove lo smalto dalle unghie senza aggredirle. E c'è dell'acetone, io non utilizzo solventi che non contengano acetone. Semplice motivo, se devo stressare la mia unghia con un prodotto senza acetone, quindi significa tenere il batuffolo sopra per troppo tempo, a questo punto preferisco avere un prodotto con acetone che lo appoggio, tiro via e poi l'unghia è pulita, che non andarla a stressare. Questo era un bel boccidione da 250 ml con questo pratico. A pratica apertura, quindi che non si doveva svitare, mi è durata tantissimo. Poi ho terminato dei provenzali, lo shampoo erboristico origine vegetale, miele e camomilla, arricchito con pantenolo, extra dolce capelli chiari. Aveva un profumo. Ancora si sente la confezione? Io snifferei tutti i prodotti con camomilla, adoro il profumo di camomilla, mi piace tantissimo. E il prodotto è da 250 ml, mi è piaciuto molto, probabilmente poco incisivo sui capelli troppo sporchi, perciò poi utilizzavo l'altro. Continuiamo a buttar mani, esce questa crema tutta sfasciata della Botanica naturalmente, è una crema gel gambe, effetto leggero e rinfrescante con mentolo, bioestratto di calendula, bioacqua di vite rossa, dermatologicamente testato, un boccidione da 200 ml, una di quelle classiche creme che ti rimettono su le gambe stanche e affaticate. Poi ho terminato questa crema spray della Green & Beauty, la linea Yes Please, crema spray Delicious Milk Organic, certificato, oddio, sono cegata, QC, certificazione detergenza, non capisco, e certificato anche bio. Eco Cosmetici AIAB, credo che sia, no, si dovrebbe leggere di seguito. 100 ml, mi fu regalato a Natale da mia cognata, un prodotto veramente delizioso, fresco perché ovviamente c'è ancora un pochino di crema qua dentro. Fresco ovviamente perché era alla menta. Avevo pensato, come vi avevo detto alla recensione, di tenerlo da parte per l'estate, però poi ho fatto il ragionamento inverso. È un prodotto pieno di ingredienti naturali che avranno sì ovviamente dei conservanti, ma ho paura che poi iniziandolo in estate, portandolo avanti, eccetera, rischiavo di rovinare il prodotto che poi dall'apertura era a 12 mesi, quindi avrei pure potuto farlo. Comunque fa comodo il fatto che c'avevo lo spruzzino, mi è piaciuto tantissimo. Poi ho terminato uno smalto, questo della Sinful Color Professional, uno smalto. Quanti ml sei? 15 ml, la colorazione era Queen of the Beauty 923. Un semplice trasparente stracolmo di glitterini, sia micro, 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 che davano quasi l'effetto olografico, che sia un pochino più grandi. Mi è piaciuto veramente molto, l'ho utilizzato fino alla fine. Poi un altro smalto, questo è della Lepo, SOS, smalto correttivo per unghie. È un corrector and concealer nail polish. Bellissimo, dava un effetto. Io la chiamo quasi manga, mano manga, cioè monocolore dito unghio, che mi piaceva tantissimo, mi piaceva sia quando la opacizzavo e quindi avevo proprio l'effetto manga o manichino, e sia invece quando mettevo su ovviamente un trasparente che dava un effetto mano curata, molto sofisticata, e poi era un correttivo e anche un rinforzante per unghie, mi è piaciuto tanto, 11 ml, asciugava rapidamente, veramente un ottimo prodotto.
Poi ho terminato ancora dei provenzali questo contorno occhi idratante azione rigenerante all'olio di rosa moschetta effetto sguardo luminoso cosmetico biocertificato. Questo l'ho recensito? Non ricordo. Forse sì, forse no. No, non ricordo più. Sì, mi sa di sì. In ogni caso, una cremina molto leggera, molto idratante. L'unica cosa che rispetto ad altre con questo effetto sguardo luminoso, lei pecca un po' di ingenuità, nel senso che io ho provato prodotti del contorno occhio della Jafra, che ho usato in precedente, che sto usando anche ora, che veramente schiariscono, a me specialmente questa zona qua, ma tantissimo. Lei ha un prodotto comunque bio e quindi l'effetto super non ce l'ha. È comunque molto idratante, mi è piaciuta tantissimo, ha disteso tanto lo sguardo, me l'ha idratato tantissimo, quindi top. Poi ci sono anche due prodotti cosmetici. Il primo è questo matitone correttore della Shaka, era quello verde, ho anche tolto il culetto all'interno l'ho continuato a utilizzare, buon prodotto, e ho finito finalmente direi questo kit della Essence per fare le sopracciglia. C'erano due polveri, c'era anche il pennellino, questo ce l'avevo da un sacco di tempo, non vedevo l'ora di finirlo. Dentro aveva pure delle mascherine che non conserverò perché non hanno mai avuto una forma adeguata al mio occhio, però finalmente l'ho finita, non ce la facevo più. Veramente ce l'avevo non so quanti anni. Avevo perso il conto. Ora che troverò la recensione andrò a guardare l'anno e mi spaventerò dicendo: "Uè, scema, hai continuato a utilizzare un prodotto datato che ti poteva fare del male, ma tu sei testarda come una capra e non vuoi mai buttare i prodotti se non sono finiti." Ebbene sì, questo è il mio ragionamento, stupido, ma questo è il mio ragionamento. Ok, video dei prodotti smaltiti nell'ultimo periodo finisce qua. Spero che questo video vi abbia fatto compagnia. Spero che vi abbia dato un input a terminare i prodotti prima di acquistarli. E in ogni caso, io ti ringrazio per aver guardato. Se ti va, ovviamente supportami con un pollice in su. Iscriviti al canale, c'è il tastino qua sotto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!